I risultati della nostra ricerca hanno in effetti individuato un predittore della dislessia che è misurabile dalle insegnanti stesse alla scuola dell'infanzia. E questo è un fatto molto importante perché costituisce un grossissimo progresso rispetto ai risultati della ricerca precedente, anche perché diciamo, sfata un mito, che è il mito appunto della consapevolezza fonologica, che era considerato fino a poco tempo fa l'unico predittore possibile e misurabile alla scuola dell'infanzia, e cioè la capacità che i bambini hanno di giocare con il linguaggio scoprendone gli aspetti sonori, tipo le rime, le allitterazioni, e quindi capire la struttura delle singole parole, che è fatta di suoni, che sono un certo numero, che sono manipolabili e che costituiscono poi tutte le parole che noi pronunciamo. Invece noi abbiamo visto con uno studio longitudinale che è durato moltissimi anni perché ha preso in considerazione molte coorti di bambini, per un totale di migliaia e migliaia di bambini della scuola dell'infanzia, seguiti poi fino alla terza elementare, quando qualcuno di loro ha sviluppato dislessia, abbiamo potuto vedere che quei bambini che poi svilupperanno dislessia e riceveranno diagnosi, hanno alla scuola dell'infanzia minori capacità in un'altra consapevolezza, che non è la consapevolezza fonologica, dove invece sono come gli altri, ma è la consapevolezza notazionale. E cioè la consapevolezza non solo che esistono questi suoni, ma che questi suoni sono rappresentabili graficamente. Cioè esiste la possibilità della notazione, e che la notazione è diversa se si tratta di parole, se si tratta di numeri, addirittura alcuni bambini se si tratta di note musicali. E questa consapevolezza è centrale nell'individuazione del rischio di dislessia. Cioè i bambini che alla scuola dell'infanzia, soprattutto nell'ultimo anno, perché c'è una maturazione di questa consapevolezza proprio nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, quindi c'è differenza significativamente tra i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia a ottobre e a maggio. A maggio quasi tutti i bambini hanno questa consapevolezza, mentre i bambini che poi saranno dislessici sono molto più scarsi in questo tipo di consapevolezza.